Ministro, tagli agli sprechi. L'autunno è stato caldo con le proteste, io glielo chiedo subito, i tagli agli sprechi come possono coniugarsi con il non taglio al personale? Innanzitutto voglio dire che in un momento di crisi lo Stato non può esimersi dal mettere in campo le buone pratiche che vengono utilizzate in una qualunque famiglia. Noi siamo in un momento di crisi economica, è vero, forse ne stiamo uscendo, ma non ne siamo ancora usciti. Allora è evidente che tutto lo spreco di denaro pubblico, i doppioni che esistevano, oggi non possiamo più permetterceli. La sinistra per un anno e mezzo ci ha detto che il problema del governo Berlusconi era i tagli, l'impoverimento. In realtà io le posso dire che più approfondisco il tema della scuola e più vedo che ci sono moltissimi sprechi come all'interno dell'università. E allora il tema è mal posto se si ragiona solo in termini di aumento delle risorse, perché l'esperienza ci dice che non è vero che aumentando le risorse aumenta la qualità. Perché per esempio per quanto riguarda la scuola noi non spendiamo meno di altri paesi europei, però quando ci sono i test internazionali, quando ci sono le verifiche, la qualità dei nostri risultati è ampiamente inferiore a quella di altri paesi che spendono meno. Quindi tutto questo cosa ci suggerisce? Che il tema non è quanto si spende, ma come si spendono le risorse, come si gestisce il denaro pubblico, come si riesce a coniugare la quantità di risorse che si hanno a disposizione con una buona qualità del servizio, e garantire entrambe queste due opzioni è indispensabile. Io ho posto recentemente il tema delle pulizie, perché si dice che il governo Berlusconi affama le scuole sono senza risorse. Intanto cominciamo col dire che mentre noi abbiamo razionalizzato la pianta organica, non licenziando nessuno, ma certamente limitando le aspettative rispetto ad un aumento continuativo della pianta organica che oggi ci porta a spendere il 97% delle risorse in stipendi, il governo precedente non aveva fatto questa opera di razionalizzazione, o meglio l'aveva avviata e poi bloccata, ma quella situazione non ha determinato il mantenimento dello status quo. Il fatto di non aver razionalizzato il personale ha portato ad un taglio di 530 milioni sulle spese di funzionamento. Quindi non è il governo Berlusconi che ha tagliato le spese, è il governo precedente che, non agendo sulla razionalizzazione del personale, ha impoverito il servizio. E un taglio di 530 milioni non è poca cosa, perché i bilanci dello Stato non cambiano al cambiare delle maggioranze. Esiste una tagliola che si chiama clausola di salvaguardia, che non ha il nome di Berlusconi o di Prodi, opera indistintamente dal colore politico del governo. Con il governo Berlusconi abbiamo agito sul personale, non in termini di licenziamento, ma di riduzione dell'aumento annuale della pianta organica. Il governo precedente non ha fatto questa scelta, ma c'è stato un taglio pesante sulle spese di funzionamento. Ma detto questo, io trovo che non sia un paese normale quello in cui da un lato si paga lo stipendio a 150.000 bidelli che però non sono chiamati a pulire le scuole, e dall'altro lato si appaltano all'esterno le pulizie spendendo 1.300 milioni di euro. Allora, io non penso che noi possiamo permetterci questo lusso, quindi ho proposto un provvedimento secondo me ragionevole, di buon senso e forse anche doveroso, che i bidelli tornino a fare le pulizie, come sempre è accaduto. Questo ci consente di... risparmiare 1.300 milioni di risorse che possiamo investire nell'edilizia scolastica, dove sappiamo che esistono tanti problemi sia nella scuola elementare, nella scuola media, come nelle scuole superiori. Ci consente di investire i soldi nell'informatizzazione, nei laboratori tecnici, nell'aggiornamento degli insegnanti, insomma di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo e di migliorare il servizio. Maullo, assessore Maullo, noi qui in sala abbiamo sicuramente tanti genitori, quindi che vanno a scuola, è importante avere degli insegnanti qualificati, che magari rimangono anche più di un anno, non ritornano nel sud Italia, poi parleremo di questo con il ministro e dei regolatori. Abbiamo anche il problema che i nostri figli quando vanno a scuola devono essere sicuri. Quanti di voi si ricordano la tragedia, ad esempio, che è accaduta a Torino, che è accaduta una volta su Twitter?
miliardo di euro rispetto a un fabbisogno di edilizia scolastica che è sempre più bisognoso e sul quale poi anche la provincia ha delle competenze precise, sia un dato economico assolutamente significativo. Io credo che si possa e si debba invece lavorare sulla sicurezza, anche preventiva. Parlavamo prima di un'azione che col direttore Colosio stiamo mettendo in campo, che è un'azione che vede impegnato il provveditorato regionale, la protezione civile e gli ufficiali in congedo dell'esercito. Noi crediamo che sviluppare una serie di moduli formativi che consentono ai giovani, soprattutto in età adolescenziale, di prepararsi alla vita, a una vita che è sempre più impegnativa, soprattutto eliminando fenomeni devianti che spesso sono frutto anche di, direi, messaggi distorti che arrivano dai media, ma che arrivano anche da una tendenza a lavorare non più in gruppo, non più in squadra, ma un individualismo sfrenato che li porta poi ad atteggiamenti devianti, io credo che sia un ottimo lavoro. E questa è un'iniziativa che proprio il provveditore regionale, il dottor Colosi, ha voluto sottoporre all'assessorato di dirigo, e pensiamo che si possa fare un enorme lavoro che si svilupperà ovviamente a partire dalle aree più interessanti. Milano è l'area centrale, ma poi Brescia, dove è nato questo progetto e dove ha dato ottimi risultati. Risultati che le famiglie hanno verificato sul campo, quindi con direi un'azione anche rasserenante per i ragazzi, ma che soprattutto gli insegnanti hanno poi constatato, perché tutti i fenomeni sono andati man mano a scemare. Quindi un impegno minore da parte dei docenti e soprattutto un equilibrio che si va a creare nei giovani. Noi pensiamo che azioni come queste siano fondamentali, così come un utilizzo della polizia locale, i classi civili, a stretto contatto con le aree di maggiore interesse, quindi le scuole, e soprattutto non con le ronde intese in senso classico che non appartengono neanche alla nostra cultura, ma ad esempio con le associazioni dei carabinieri, con i nonni, che possono presidiare queste aree critiche, anche perché la prevenzione non è mai abbastanza, e prevenire vuol dire evitare un reato, mentre invece reprimere vuol dire comunque sia prendere atto che un reato è stato commesso. E io credo che questo grande lavoro che stiamo sviluppando con Colosio vada proprio nel senso di una sicurezza più diffusa, alla quale Simona poi stava ponendo una domanda, ma le risposte arrivano anche in maniera, direi, meno tradizionale, non semplicemente adoperando il portafoglio, ma con un po' di creatività che in politica aiuta.